Questo programma è offerto da La Sicilia è da sempre una terra soggetta a fenomeni sismici di varie entità. Adesso gli esperti fanno il punto della situazione, presumendo che la nostra isola potrebbe essere investita entro i prossimi 24 mesi da un terremoto senza precedenti. La previsione in questione è stata data da Alessandro Martelli, direttore del Centro di Ricerca dell'Enea di Bologna. Secondo Martelli ci sono tre diversi algoritmi di previsione, due elaborati da esperti nazionali e uno dai sismologi russi, con concordi nel prevedere un forte evento sismico nel nostro territorio in un arco di tempo che va da pochi mesi ad un anno, forse anche due. Se ciò fosse vero, dunque, ci sarebbe da allarmarsi, considerando anche il fatto che la regione siciliana sarebbe ben impreparata. Ma come sempre, c'è chi parla di allarmismo inutile. D'altro canto, infatti, noi siciliani speriamo che questa possa essere una semplice supposizione. Non sarebbe però del tutto sbagliata l'idea, comunque, di una prevenzione, come ad esempio il controllo degli edifici, così tanto per sicurezza, ma senza troppi allarmismi. È stato approvato dal Consiglio Comunale di Ficarazzi del 30 agosto 2014 lo schema di regolamento tariffe TARI, cioè la nuova tassa sui rifiuti che costituisce TARSU e TARES, e la TASI, il tributo sui servizi indivisibili, secondo gli adeguamenti alla normativa nazionale. Il Comune di Ficarazzi ha previsto per la TARI una riduzione della tariffa del 33% se l'immobile è occupato stagionalmente, del 15% per nuclei familiari di 5 più componenti e per coloro che vivono in zone non servite da punti di raccolta. Tutto per agevolare i nuclei familiari più numerosi. Secondo quanto stabilito dallo schema di regolamento TARI, il pagamento verrà effettuato tramite modello F24 e sarà suddiviso in 4 rate con scadenza fissata al 30 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio e 30 aprile. Saranno esenti dal tributo i locali ad uso di culto sportivi, quelli comunali, adibiti per uso istituzionale, purché venga presentata una domanda da parte dell'interessato. La TASI invece è stata applicata esclusivamente sulle prime abitazioni. Il Comune di Ficarazzi ha scelto che il tributo sia applicato solo sul soggetto titolare dell'immobile. Per quanto riguarda la riscossione di pagamento, sono stati fissati al 16 ottobre in forma d'acconto e al 16 dicembre a saldo finale, sempre tramite modello F24. Un incontro ravvicinato molto pericoloso, ma fortunatamente senza alcuna nefasta conseguenza, è ciò che è capitato ad un ragazzo di Petralia Sottana. Calogero Cerami, questo è il nome del ragazzo aggredito, racconta che la mattina del giovedì 28 agosto stava passeggiando nella sua proprietà e quando si reca a controllare il piccolo vigneto si accorge che tutta l'uva era stata divorata con spiazzante voracità. Ma la vicenda continua nel pomeriggio quando Calogero, che si trova nel terreno della sua abitazione, si imbatte in un grosso cinghiale accompagnato dai suoi 8 cuccioli. Dopo un attimo di smarrimento, il ragazzo decide di far spaventare la mamma dei piccoli per farli allontanare dalla zona, ma, spaventata dall'uomo, il grosso mammifero lo punta per caricarlo. Allora Calogero si barrica prontamente in casa, scampando il pericolo di un soffio. Molti concittadini e lo stesso Cerami puntano il dito contro gli esponenti della politica regionale, rei, secondo loro, di non aver fatto nulla per ovviare al problema delle invasioni di questi pericolosi animali, che persistono ormai da molto tempo. 10 sono gli anni trascorsi da quel settembre 2004, quando scomparve da Mazara del Vallo la piccola Denise Pipitone. Ancora forti gli appelli instancabili della mamma, la signora Piera Maggio. Mille avvistamenti, presunte somiglianze e scambi di persona che fanno trepidare quella madre che da anni cerca insistentemente la figlia, senza fermarsi, ma che poi si trasforma in un cumulo di delusioni.
Ieri, in piazza Macello, nell'area nella quale ricade la scuola allora frequentata dalla bambina, il sindaco Nicola Cristaldi ha scoperto una stele dedicata a Denise e a tutti i bambini scomparsi. Molti avrebbero voluto che a Denise venisse intestato proprio il plesso scolastico, ma è stato lo stesso Cristaldi a spiegare che la bambina potrebbe essere ancora viva e dal momento che la speranza della mamma e della comunità tutta non si è ancora affievolita, si continua a sperare. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Come un'equazione perfetta e puntuale, ecco che non appena arriva un filo di scirocco misto al caldo estivo, scoppia puntualmente un incendio. Stavolta è successo nelle vicinanze di Castelbuono, precisamente da contrada Morcatoiastro fino a zone molto prossime alla località Borrello, nel territorio di San Mauro Castelverde. I roghi sono partiti poco dopo la mattina di ieri e si sono protratti per tutto il giorno fino a quando l'ultima fiammella è stata sterminata dagli uomini e dai mezzi dei vigili del fuoco, con la complicità anche della pioggia giunta nel tardo pomeriggio. Secondo le autorità locali, l'incendio avrebbe investito un'area di ben 6 km tra Castelbuono, Pollina e San Mauro Castelverde. Ancora da appurare del tutto le origini dell'incendio. Intanto, anche altre parti della Sicilia hanno corso attimi di paura per via delle fiamme nel palermitano. Infatti, a Vasche San Salvatore e Pizzo Forbice a Palermo, Valle Fico ad Altofonte, Piazza Ciarambella a Santa Cristina Gela, Cippirenda, Valle Presti e Cannizzola nella zona di Monreale. I danni sono ingenti sia per le aree boschive che per i terreni agrari. È successo tutto sabato scorso quando i carabinieri di Termini Imerese hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso due villabatesi. Rosario Dragna, 32 anni, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e Gianfranco Geraci, 26enne. I militari alle ore 10 circa in via Scialandro, mentre effettuavano un controllo lungo il perimetro dello stabilimento industriale BN Sud, azienda dell'indotto Fiat non più attiva a causa della chiusura dello stabilimento Fiat di Termini Imerese, hanno scorto nei pressi della recinzione posteriore un'autovettura apparentemente abbandonata. Dopo aver constatato che la rete metallica era già stata tagliata, i carabinieri, fortemente insospettiti, si sono introdotti all'interno dello stabilimento industriale e hanno sorpreso i due ladri intenti ad asportare alcuni condizionatori, stufe elettriche, computer e materiale elettrico vario. I due delinquenti sono stati immediatamente bloccati dai militari e nella giornata di ieri sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. La lente di ingrandimento dei controlli questa volta ha puntato l'occhio sul litorale da Terrasini a Balestrate. La polizia è scesa in campo per contrastare l'abusivismo commerciale. In totale le sanzioni comminate dagli agenti del commissariato di Partinico ammontano ad oltre 6.000 euro. Tra i sanzionati anche un ristorante a causa della mancata rintracciabilità dei prodotti ittici, violazione che gli è costata 1.500 euro di multa. Al titolare di un altro ristorante è stato contestato il cattivo stato del conservamento del pesce e la mancata rintracciabilità.
Il pesce, quantificato in 210 kg, è stato distrutto, mentre i nomi dei due ristoratori non sono stati resi noti. Severi controlli anche nei confronti dei trasgressori del codice della strada. Gli automobilisti negligenti, una decina circa, sono stati sanzionati a vario titolo, con sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 2.500 euro. Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ha informato la cittadinanza che, a partire da oggi, 2 settembre 2014, si darà inizio alla manutenzione del manto stradale con la riparazione delle buche in tutto il territorio bagherese. Verrà utilizzato il personale comunale dell'ufficio manutenzione e si partirà da Aspra, realizzando anche lo spurgo delle caditoie. Il sindaco a tal proposito ha dichiarato: l'amministrazione comunale di Bagheria intende rispondere alle tante segnalazioni relative a buche pericolose presenti sul manto stradale di diverse vie cittadine. Si partirà oggi da Aspre e il sistema che si utilizzerà sarà quello della pece a caldo. Saranno realizzate tutte le azioni necessarie per ripristinare e rendere sicure e decorose le strade della nostra città. Ricordo sempre che i cittadini possono segnalare le buche pericolose attraverso i diversi canali comunicanti dell'ente, sia attraverso il portale web con il servizio Comunichiamo, che rivolgendosi direttamente agli uffici dei lavori pubblici. L'assessore ai lavori pubblici Fabio Atanasio ha aggiunto: l'intenzione di questa amministrazione è raggiungere gli obiettivi con una notevole riduzione della spesa, economizzare sempre nell'ottica del raggiungimento di un buon risultato. La manutenzione del manto stradale cittadino si realizzerà infatti con il personale interno al comune e utilizzando le somme esclusivamente per l'acquisto del materiale. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo.
L'ufficio stampa figarazzese ha informato che il saggio di danza della SD Paladins avrà luogo questa sera, martedì 2 settembre, al posto della giornata di ieri, come previsto dal calendario dell'estate figarazzese. Le esibizioni di danza saranno precedute alle ore 21 dai rapper Skit 44 ed Erika. Pertanto, l'altro saggio di danza della SD Passione Danza non si svolgerà martedì 2 settembre, ma slitterà venerdì 5 settembre alle ore 21 presso piazza Giovanni Paolo II a Ficarazzi. Questo programma è stato offerto da voi carissimi affezionati di ilmeteo.it. Previsioni per martedì 2 settembre: il ciclone Elettra va progressivamente spostandosi verso sud, portando ancora intenso maltempo su parte delle nostre regioni centro-meridionali, più asciutto e soleggiato al nord. Ecco il dettaglio: al nord a tempo stabile e prevalentemente soleggiato per tutto l'arco della giornata, salvo una parziale nuvolosità sul Triveneto, dove non si escludono alcune precipitazioni, specie sui rilievi e Venezia Giulia. Qualche pioggia potrà interessare ancora la Romagna. Al centro maltempo su tutte le aree adriatiche, con fenomeni più intensi sulle coste abruzzesi e molisane. Andrà decisamente meglio sui settori tirrenici, con ampio soleggiamento pressoché sereno in Sardegna. Ed eccoci al sud: qui le precipitazioni interesseranno buona parte delle regioni più forti, sempre sui settori adriatici, specie sul Gargano e poi Salento. Temporali sulle coste tirreniche, calabresi e siciliane. I venti saranno forti di tramontana sul Tirreno e Adriatico. Minime in decisa diminuzione su buona parte delle regioni, con valori sui 12-14 gradi al nord-ovest, tra i 16 e i 23 gradi sul resto delle regioni. Durante il giorno prevediamo 22-27 gradi al nord, 18-28 gradi al centro e tra i 20 e i 26 gradi al sud. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui. Elettra continua ad influenzare le regioni del centro-sud, ancora con piogge. Scoprite le regioni maggiormente interessate visitando il nostro sito ilmeteo.it, il tuo amico del tempo. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 2 settembre, si ricorda Sant'Elpidio. Il nome Elpidio deriva dal termine greco elpis, speranza. Significa quindi pieno di speranza. Dice il proverbio: settembre bello, sole e venticello. Sono nati oggi Giovanni Verga, Salma Hayek, Keanu Reeves. Il 2 settembre 1937 muore Pierre de Coubertin, fondatore delle Olimpiadi moderne e famoso per il motto «L'importante è partecipare». Il 2 settembre 1945 a Tokyo, a bordo della corazzata Missouri, viene firmata la capitolazione del Giappone. Termina così la Seconda Guerra Mondiale. Infine, il 2 settembre 1990 entra in vigore la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata qualche mese prima dall'ONU. Napoleone Bonaparte ha detto: nulla è perduto, poiché sta nascendo un altro giorno. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 2 settembre. Ariete, agite con prontezza e tirando in ballo la fantasia che non vi fa mai difetto.
In questo modo vivacizzerete una giornata altrimenti spenta. Niente all'orizzonte che parli di novità o di situazioni in evoluzione. Non resta che inventarsi qualcosa. Toro, inutile tergiversare. La situazione non è delle più esaltanti, perciò non resta che rimboccarsi le maniche e scendere nell'arena. Coraggio. La cosa migliore da fare è chiamare a raccolta tutto il vostro proverbiale buonsenso e adoperarlo. Gemelli, giornata piuttosto problematica e stancante, caratterizzata da alti e bassi, che però potrebbe essere risollevata dalle vicende sentimentali. Rispediti al mittente eventuali critiche e continuate dritti per la vostra strada. Avete ragione voi. Cancro, la Luna apprende ad ignorare il vostro segno, ma potete sempre contare sul sostegno di Marte, Saturno e Nettuno, che continuano a sorridervi. Il lavoro presenta le solite problematiche, ma a fine giornata potete consolarvi con le gioie d'amore. Leone, la Luna in un bel trigono illumina questo inizio di mese, ma le tensioni provocate da Marte, sempre in problematica quadratura, potrebbero rovinare tutto. Non permettete alle vostre disavventure sentimentali di frenare l'andamento delle vicende lavorative. Vergine, momento difficile da affrontare con coraggio e determinazione, senza lasciare spazio a dubbi o a recriminazioni di alcun genere. Bisogna agire. Cercate di non farvi distrarre da eventuali difficoltà sentimentali. Non è proprio il momento giusto. Bilancia, prosegue il momento, sì, che vi vede impegnati a riscuotere successi in ogni settore dell'esistenza. Vorreste che questa fase durasse per sempre. Lavoro, interessi personali, amicizie, tutto fila col vento in poppa, oltre ogni più rosea aspettativa. Scorpione, questa giornata inizia decisamente in sordina e con qualche complicazione di troppo, ma niente che la vostra tenacia non possa combattere. Una questione molto complessa che non sapete come affrontare continua a darvi del filo da torcere. Sagittario, vi aspetta una giornata davvero impeccabile, priva di sbavature. Potete sbizzarrirvi con ogni genere di iniziativa. Avete il successo assicurato. Se avete progetti anche consistenti da realizzare o sfide da mettere in campo, è il momento di agire. Capricorno, una promessa fatta ad una persona cara e che non riuscite a mantenere potrebbe macchiare una giornata altrimenti poco meno che perfetta. Tanti impegni e poco tempo per farvi fronte, è ovvio che in questo modo finite per scontentare qualcuno. Acquario, la giornata si prospetta stressante a causa di una serie di eventi improvvisi ai quali sarete chiamati a reagire con lucidità e prontezza. Oggi non potete tergiversare, specie per ciò che riguarda il lavoro. Dunque, rimboccatevi le maniche. Pesci, la vostra situazione già poco favorevole oggi potrebbe subire un'ulteriore battuta d'arresto. Cercate di non buttarvi giù, piuttosto reagite. Un imprevisto, forse di natura professionale, rischia di mandare all'aria la vostra tabella di marcia.